Il saluto più cordiale a voi tutti sintonizzati sulle frequenze di Young TV. Bruno Bellucci che risponde presente dalla Giovanni Scavo di Velletri, dove sono appena entrate sul terreno di gioco le compagini della Vis Velletri, sulla sinistra dei vostri teleschermi con la classica casacca rossonera a strisce verticali opposti ai concittadini della Fortitudo Academy. Dunque derby qui al Giovanni Scavo, Fortitudo Academy sulla destra dei vostri teleschermi in completo giallo-blu a strisce verticali. Lancio in area di rigore, si coordina il numero 7 Candidi che esplode questo tiro al volo. Ciccolini scaraventa in avanti un pallone lunghissimo. Si inarca e crea qualche problema. Martellacci su Spagnoli, Spagnoli che allunga questo pallone, c'è adesso il diagonale del Ferraro. Del Ferraro centra questo pallone, avrebbe potuto tirare in porta. Ancora Martellacci che va ad effettuare un cross. Lancio. E c'è poi questa conclusione, palo pieno. Intanto c'è questo ottimo pallone di Fazio. Lulli. E c'è ancora questo pallone, clamorosamente sventata la minaccia da Rovitelli. Tafani, lancio ancora su Spagnoli che ha toccato di testa. E poi c'è una conclusione di Martellacci che non impensierisce Vetta. Lancio ancora profondo, pallone toccato di testa e c'è poi un'altra clamorosa palla gol per Campagna. E c'è adesso ancora una conclusione. Pieri ha ricevuto da Salvini, scusate. Da Candidi parte il cross, colpo di testa di Campagna con palla alta. Si stanno scaldando anche gli uomini della panchina della Vis Velletri. Ottima questa iniziativa, pallone in rete, gol della Vis Velletri con il numero 8 Fede ha trafitto imparabilmente Vetta quando siamo giunti al dodicesimo della ripresa. Sblocca il parziale, dunque la Vis Velletri. Dare consistenza e ritmo. Candidi ha messo a terra, Candidi che poi va a tirare, che è andato a catturare questo pallone, andando poi a servire Spagnoli. Spagnoli esterno e c'è ancora un intervento di Rovitelli e poi spara alto. Di Fazio sul numero 3 Felci, cross, pallone che sbirgola e c'è poi un altro palo della Fortitudo Academy. È la daga che ha messo a terra, la daga che poi va a centrare questo pallone che termina ancora fuori. Girometta che va a conquistare un ottimo pallone da Girometta su Martellacci, conclusione di Martellacci, alta. Martellacci, cross. Clamorosa palla gol sbagliata. Poi c'è questo rilancio. Primerano su Martellacci che si libera. Martellacci che galoppa verso la porta. Martellacci a terra. Espulsione del numero 17 del Prete, calcio di rigore per la Vis Velletri. E su questo episodio chiaramente si chiuderà il match. Tutto è pronto. Parte Spagnoli, tiro. Rete e fischio finale del direttore di gara. Vis Velletri batte Fortitudo Academy 2-0. Su questo episodio si chiude il sipario qui a Giovanni Scavo. Riguardiamo al dodicesimo del secondo tempo, Fede al 50° calcio di rigore di Spagnoli. A termine del derby qui al Giovanni Scavo siamo in compagnia
di tre veliterni veraci, veliterni spagnoli o veletrani, come preferisci? Veliterni. Veliterni. Veliterni, anche se diciamo veletrani. Allora, Spagnoli, autore del gol su calcio di rigore, Fede, autore del gol che ha sbloccato il match, e Tafani, gran combattente in mezzo al campo, tre punti importantissimi Spagnoli. Episodio calcio di rigore, gliel'hai scippato a Martellacci? Io ho chiesto a Martellacci se potevo tirarlo, dopo ho visto Martellacci che ha fatto comunque 40 metri di corsa, volevo tirare i rigori, me l'ha lasciato tirare, è stato... Vittoria meritata? Vittoria meritata, vittoria c'è stata, meritata non lo so, abbiamo messo qualcosa in più degli avversari forse, siamo stati più cinici davanti alla porta, loro hanno avuto occasioni ma noi siamo stati più cinici. Operazione salvezza che adesso insomma si avvicina un pochino di più, no? La salvezza è sempre stato un obiettivo nella nostra testa, adesso sì, abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo staccato di tre punti dalla Fortitudo, è un passo avanti. Benissimo, grazie, vatti a fare la doccia. Grazie. Ciao. Allora, Fede, tu sei stato autore dell'importantissimo gol che ha sbloccato il match, diciamo, descrivici appunto questo gol, come l'hai visto, come lo hai trasformato. Allora, ho stoppato la palla col destro, ho visto la porta libera e ho incrociato col sinistro. Benissimo, insomma, l'hai descritto in maniera molto, molto sintetica. Molto sintetica. E diciamo adesso l'obiettivo salvezza, sì. Come ho detto a Spagnoli, si è avvicinato ulteriormente, però voglio metterti in difficoltà, insomma. Operazione che andrà in porto, fai il mago, sì o no? Si spera. Benissimo, ciao. Arrivederci. Tafani, gran combattente qui del centrocampo. Allora, Tafani, un gran movimento, diciamo, nella fascia mediana. Anche a te faccio questa domanda perché poi sono sicuro che mister Veroni della Fortitudo Academy dirà cose diverse da voi, insomma. Risultato, diciamo, risultato esatto? Beh, il primo tempo abbiamo attaccato molto, ci siamo mangiati anche qualche gol e secondo me abbiamo meritato di andare in vantaggio. Poi loro hanno avuto delle occasioni, fortunati noi, perché nelle partite serve anche un pizzico di fortuna, e poi siamo stati cinici e siamo riusciti a fare anche il secondo gol. È una grande partita, una grande prestazione, e contentissimi tutti quanti, soprattutto io. Ciao. Ciao. È il momento adesso di mister Veroni della Fortitudo Academy. Mister, diciamo, una partita in cui avete avuto molte palle gol, molte occasioni gol, probabilmente insomma siete voi anche che dovete fare il mea culpa. Mea culpa, sì, sicuramente sì, però innanzitutto vanno fatti i complimenti alla Visse che ha fatto la sua partita sotto il primo tempo, ha fatto due gol, quindi merita il risultato e gli vanno fatti i complimenti. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo creato diverse palle gol tra il primo e il secondo tempo, abbiamo preso due pali, due volte abbiamo sbagliato davanti alla porta. Però il calcio poi conta il risultato, no? Quindi quello che posso dire è che la squadra si è espressa bene, abbiamo provato a giocare anche nonostante il campo infame, abbiamo cambiato due o tre volte modo di giocare per cercare di mettere in difficoltà l'avversario, siamo andati discretamente, quindi... Operazione salvezza che si complica un pochino a questo punto, mister? Guarda, io non so i risultati, però secondo me... Quali vuoi sapere? La Vivace Grottaferrata ha vinto in casa, la Cori giocherà oggi pomeriggio a Pomezia, lo Sporting Genzano ha perso 3-0 in casa con l'Alberone, sì. Questi sono i risultati che sono pervenuti. Beh, quindi se non sbaglio saremo adesso nelle ultime due, quindi bisogna subito ripartire da domenica, cercare di almeno guadagnare i play-out, no? Passa la volta e poi vediamo dove possiamo arrivare. Benissimo, grazie mister. A lei.